ritenzione idrica, accumulo d'acqua extracellulare, che dir si voglia, come comportarsi, consigli facili, veloci, su quali potrebbe essere le cause. Primo punto, l'acqua. Cerchiamo di monitorare quanto stiamo bevendo e cerchiamo soprattutto di stare in un range che è orientativamente di 4-6 litri al giorno. Soprattutto quando ci alleniamo, soprattutto poi d'estate quando sudiamo, perdiamo tanti liquidi e un basso consumo d'acqua potrebbe essere responsabile di questa compartimentalizzazione a favore del compartimento extracellulare. Secondo punto, i sali e più nello specifico il sodio, quindi cerchiamo di non eliminare il sodio ma neanche eccedere, quindi stare orientativamente a un grammo poco meno di sale, parliamo di sale, per litro d'acqua bevuto, quindi se parliamo di 4 litri d'acqua magari 3 grammi di sale al giorno e via discorrendo. Altro discorso da tenere in considerazione laddove ci ritroviamo appannati sono ovviamente i carboidrati. In generale un accumulo di acqua extracellulare è un indice di un danno a livello di sensibilità insulinica e questo avviene particolarmente quando eccediamo con i carboidrati. Quindi qua la soluzione è semplice: ridurre il quantitativo di carboidrati giornalieri, aspettare che ci sia un ripristino dal punto di vista ormonale recettoriale e la strada faccia il suo corso, insomma. Stesso discorso qua correlato il surplus a livello calorico, nel senso che poi i problemi a livello di sensibilità insulinica sono determinati sì dai carboidrati ma soprattutto dal surplus calorico e quindi anche qua andiamo a vedere che non stiamo eccedendo troppo quelle calorie, vediamo a che punto siamo, eventualmente un mini cut e anche qua ripristino parametri ormonali recettoriali e tutto farà il suo corso. Ma parlando di calorie, una causa potrebbe essere anche paradossalmente un quantitativo calorico troppo basso. A molti capita che mentre fanno definizione, cioè mentre scendono, a un certo punto iniziano ad appannarsi. Perché? Questo dipende dal fatto che si sta eccedendo con un down calorico, c'è un down a livello metabolico, quindi un abbassamento del metabolismo e generalmente l'instaurarsi di fenomeni di infiammazione, quindi di stress estremo. In questo caso allora non tanto scendere con le calorie ma ovviamente salire o quantomeno ricercare un riposo a livello metabolico, magari da un punto di vista dell'output energetico, quindi diminuire l'attività fisica che stiamo facendo. In ogni caso il concetto è quello di diminuire il deficit energetico perché stiamo subendo troppo stress. E qua l'altra causa potrebbe essere ovviamente l'allenamento. Uno degli indici dell'overreaching, quindi di raggiungimento di uno stato di sovraffaticamento, quindi non proprio sovraallenamento, è proprio una ritenzione idrica, ossia un accumulo di acqua extracellulare che ci dice cosa? Fermo un attimo, qua c'è uno stato infiammatorio troppo forte, lo stress che subisce il tuo corpo è troppo elevato, quindi fermati, calmati. E in questo caso logicamente il rimedio è quello di fare uno scarico a livello di allenamento e si riparte. Sempre parlando di allenamenti, una causa potrebbero essere allenamenti estremamente lattaci e metabolici. Tendenzialmente questi allenamenti comportano accumulo di potassio extracellulare che se va ad essere troppo comporta problematiche anche a livello di gonfiore addominale. In ultimo un stato di infiammazione che non è più specifico del muscolo e quindi funzionale all'ipertrofia ma proprio sistemico. E ci ritroviamo sempre a questo punto. Altro punto che mi viene in mente è il cardio. Stesso discorso, stress eccessivo, infiammazione. Se cediamo col cardio, soprattutto in questo caso si parla di HIIT, che è una tipologia di cardio che porta a forti stress a livello sistemico, se cediamo si instaura uno stato di infiammazione che porta a uno stato tendenzialmente catabolico, in ultimo ritenzione. E infine, ultimo punto che mi viene in mente, il più classico, problemi digestivi. Nel senso che se stiamo a strombazzare tutto il giorno perché mangiamo un boato di verdura, un boato di fibra, un boato di legumi, roba che non digeriamo, allora non ci stupiamo se l'addome se ne va via e ci ritroviamo lisci come foche, anche se stiamo facendo un cut, una definizione. Quindi semplici consigli che mi vengono in mente in questo momento su quelle che possono essere cause di ritenzione idrica, di accumulo di acqua extracellulare in generale, che è un sintomo che molti stanno denunciando ultimamente, in queste ultime settimane, quindi chiesto in privato e via. Come al solito commentate così facciamo nascere un bel confronto, una bella discussione.